Pieve di San Michele, la chiesa millenaria in paese. Questa chiesa, che prende il nome dal santo patrono di Candia Canavese, San Michele, è stata nell'ultimo millennio pieve, in quanto da essa dipendevano chiese e cappelle anche dei paesi limitrofi. Originariamente le pievi venivano erette lontano dai centri abitati. La pieve di San Michele si trovava nella zona franca fra il feudo di Candia e quello di Castiglione. I resti di una precedente struttura paleocristiana risalente al VI secolo d.C. sono venuti alla luce grazie a scavi archeologici iniziati nei primi anni 2000. La struttura doveva rivestire entrambi i ruoli di chiesa e battistero, infatti si è ritrovato il fondo di un fonte battesimale con vasca poligonale, molto poco diffusa all'epoca, e scarico centrale di deflusso. Sono inoltre emersi i brevi tratti dei muri perimetrali e strutture murarie coeve e ancor più antiche. L'importanza dei rinvenimenti ha giustificato la costruzione di un piano di calpestio sospeso per rendere visibili questi resti attraverso finestre in cristallo e un percorso di visita sotterraneo. Il battistero certamente rivestiva un'importanza centrale a quei tempi e sicuramente almeno fino al 1300 vi venivano battezzati per immersione non solo gli abitanti di Candia e Castiglione, ma anche quelli dei territori circostanti. In epoca romanica, XII secolo, la chiesa fu edificata invertendo l'orientamento. Le navate erano separate da pilastri rettangolari e l'abside conteneva un altare in muratura. Il presbiterio sopraelevato si prolungava nella navata centrale ed era accessibile attraverso alcuni gradini. Successive ristrutturazioni hanno profondamente cambiato la chiesa, ma con buona probabilità si salvarono alcune pregiate colonne e capitelli lapidei della sala paleocristiana, che si potranno ritrovare nella chiesa del priorato di Santo Stefano. In epoca rinascimentale, XVI secolo, la chiesa subì ancora una radicale ricostruzione che risparmiò soltanto il campanile della chiesa romanica. La forma attuale della pieve presenta un impianto basilicale a tre navate addossato al campanile. Presenta un profondo coro, un'armoniosa e semplice facciata rivolta ad est. Il portale risale al XVIII secolo ed è opera di un intagliatore locale. L'interno a tre navate, separate da poderosi pilastri. La navata centrale sul presbiterio ospita l'altare maggiore del XVII secolo in stile barocco e dietro spicca la grande ancona ovale settecentesca, opera del pittore Carlo Francesco Cogrossi, raffigurante San Michele, santo patrono di Candia, mentre con la spada scaccia i demoni. Nella navata sinistra sono degni di nota l'altare di San Giuseppe con una bella tela raffigurante la morte del santo e nella cappella absidale un altare ligneo con motivi a rocaille dedicato alla Madonna del Rosario. Nella navata destra si può ammirare un altare seicentesco a stucchi sormontato dalla pala dedicata all'angelo custode e un altro altare settecentesco in stucco marmorizzato dedicato allo Spirito Santo con una pala raffigurante la Pentecoste. Da qualche anno nella cappella absidale della navata destra, protetta all'interno di una teca, si trova la Madonna con il Bambino, chiamata dai candiesi Madonna di Santo Stefano, in quanto originariamente custodita nel priorato di Santo Stefano. La statua in marmo alabastrino, dorato e dipinto di piccole dimensioni, originariamente era collocata nella chiesa di Santo Stefano al Monte ed è stata oggetto di una serie di restauri. Sulla statua sono stati fatti diversi studi che hanno evidenziato analogie con la Madonna di Ghimberga di Chieri. Per alcuni sarebbero entrambe da collocare intorno al 1400 e secondo il dottor Romano potrebbero essere opera di Jean de Prindal. Nonostante le piccole dimensioni, la Madonna di Santo Stefano, pur solenne, mette in prima luce il rapporto madre-figlio. Da un lato, infatti, la Madonna abbraccia delicatamente il bambino e lo guarda amorevole, mentre dall'altro il bimbo sembra non curarsi della mamma, troppo impegnato a mangiare dei frutti.
L'irrequietezza del bambin Gesù si scorge dal fatto che dimenandosi sbuca fuori dal panno che lo avvolge e rimane impigliato solo il braccio destro.